Ciao a tutti, bentornati a Velocity Radio. Siamo sempre a Villa delle Rose, qui davanti a me c'è Erika Walbot. Ciao Erika. Ciao. Erika si è occupata per anni all'interno dell'associazione La Strada der Weg dei nostri volontari internazionali e oggi ci racconterà qualche aneddoto, come funziona questa esperienza e anche, perché no, qualche storia interessante. Partiamo! Vai. Ce la facciamo. Sì, Ok. ok. Ciao Erika, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Come stai? Com'è andare su una bici? Com'è non poter frenare soprattutto? È bellissimo, grazie a te per portarmi in giro. Sei comoda? Estremamente, mi sento perfettamente a mio agio. Direi di iniziare subito, no? Di cosa ti sei occupata te fino appunto mi raccontavi prima, fino a 15 giorni fa praticamente? E sì, mi sono occupata del volontariato all'interno della strada, un po' per caso, perché come ti raccontavo io non ho mai fatto un'ora di volontariato in vita mia prima di inciamparci alla strada e abbiamo iniziato con i progetti nazionali e locali e poi siccome una ciliegia tira l'altra siamo arrivati anche agli internazionali e, sia progetti Erasmus+ che i progetti IJGD che erano progetti specifici con la Germania e per 6 anni mi sono occupata di scrivere ma soprattutto di seguire i ragazzi che sono venuti a fare volontariato nella nostra associazione da un sacco di posti, non solo altri paesi europei. Ad esempio, cioè qual è tipo magari il posto più strano, magari più particolare, più che strano, che è una bruttissima parola da cui sono arrivati? Beh, il posto più lontano direi il Guatemala. E, sì, è stata la prima combinazione di fuoco. L'appartamento per la prima volta è stato abitato da 2 ragazze tedesche, una ragazza guatemalteca e un ragazzo polacco. È stata una combinazione esplosiva senza alcuna lingua in comune perché la ragazza del Guatemala non parlava l'inglese. Però hanno imparato tutti un sacco di cose, chi il polacco, chi lo spagnolo, anche la cucina ha avuto un melting pot di quelli importanti in queste combinazioni. È anche un luogo di incontro la cucina, anche perché poi per comprendersi una via comune si trova, immagino, no? Sì, alla fine se sono sopravvissuti tutti, sì, direi di sì. Sopravvivere è la cosa più importante Esatto, anche in questi casi. esatto. Un po' in tutti, soprattutto in questi, per molti di loro è anche la prima esperienza proprio fuori casa, no? Non solo all'estero. Quindi io mi sono anche un po' trovata a essere la mamma putativa di ragazzi di 20-25 anni, così faccio esperienza per quando le mie figlie avranno quell'età. Ed è stato difficile per È stato te. difficilissimo, difficilissimo. No, è molto difficile in questi ambiti qua professionali separare, no? Quello che è il privato, il fattore umano da quello che è lavoro. Quando hai a che fare con le persone, soprattutto così, cioè ragazzi molto giovani, lontani da casa loro, in un paese che non conoscono, non puoi dire ok, alle 17 timbro il cartellino e ciao, ci vediamo lunedì. E quindi sì, è stato piuttosto impegnativo. Ho ricevuto telefonate a mezzanotte del sabato, sì, dai vicini, non dai ragazzi. Sì. E, poi va bene, anche psicologicamente a volte, cioè è un'esperienza bellissima per i volontari, però a volte è un po' forte, no? Beh, chiaro, perché comunque vai in uno stato che non conosci, si presuppone, dove non conosci la lingua, non conosci neanche nessuno se non le persone con cui poi andrai magari a vivere, quindi Anche con loro, no? Cioè, è tutta una serie di cose nuove una via l'altra, la lingua, il paese, ma anche convivere con qualcuno che non è la tua famiglia e che non conosci. Come, per te com'era magari anche separare lavoro poi invece da appunto ti chiamano a mezzanotte?
Com'era? È stato leggermente snervante, è stato anche molto divertente, perché per dire abbiamo portato con il mio compagno, che ha fatto anche lui, ha provato a essere padre di ragazzi di 25 anni, li abbiamo portati a vedere i Krampus a lana col furgone, è stato molto molto divertente anche quello, no? Ti faccio una domanda un po' particolare, ma prima ti chiederei un'altra cosa invece. Ti chiederei dove stiamo andando, dove ti sto portando? Mi stai portando in via Rouen, dove c'è il super appartamento dei volontari internazionali della strada, che ha visto un po' ogni genere di tragedia, sorpresa e grande emozione in questi anni. Come mai? Come mai? E un po' appunto per le dinamiche dei ragazzi fra di loro non sempre semplicissime, un po' il condominio come forse tanti, ma un po' particolare, con dei condomini non giovanissimi che non sono stati felicissimi dell'arrivo di tanta vita e tanta multiculturalità. E quindi sì, ecco, anche loro ce ne hanno fatta passare qualcuna, sconfinando ampiamente nel privato anche i condomini. Però diciamo che alla fine i nostri due volontari di quest'anno, no, che vengono da Spagna e Portogallo, non se la passano male quest'anno. No, un po' abbiamo preso le misure anche noi, perché chiaramente negli anni cioè alcune cose sono state erano effettivamente da imputare ai volontari, quindi abbiamo imparato a introdurre le regole in maniera chiara. È stato felpato tutto l'appartamento praticamente con tappeti e altre cose fonoassorbenti perché non disturbassero, ma e anche i condomini si sono dati un po' una calmata. Io direi che sì, i volontari di quest'anno se la passano alla grandissima, anche perché sono in due in un appartamento spettacolare, non potremo entrare, ma è un appartamento enorme al settimo piano, vista montagne. Wow. È un attico. Sono due appartamenti uniti. E quindi hanno la cucina e il salotto in comune, poi hanno due bagni, una valanga di stanze da letto. No, potenzialmente un ottimo posto per fare festa se non ci fosse il piccolo inghippo dei vicini. Questo però lo puoi dire ora che non devi più occupartene te. Esatto, esatto. No, ma capisco anche che, come dire, chiamasse un po' il luogo questa... questa attitudine, però sì, devi fare la mamma e dire no, andate a letto presto. Invece vorrei farti la domanda che volevo farti prima, no? Che è una domanda che magari vorrei vedere un po' anche dai tuoi occhi, no? Perché tu segui questi ragazzi ma sei comunque esterna a loro. Volevo chiederti qual è secondo te lo shock più grande da un punto di vista anche culturale che affrontano magari rispetto a Bolzano? Allora, molto dipende da dove vengono. Diciamo che i volontari europei, secondo me, lo shock è proprio relativo a Bolzano, perché hanno un'immagine più o meno stereotipata dell'Italia a cui Bolzano non risponde minimamente, no? Né in termini di architettura né in termini di dinamiche relazionali fra le persone, di anche solo gli orari di vita, no? Qua si cena alle 7, loro invece immaginano che in Italia tutti cena alle 9. Esatto. E cantando e abbracciandosi tra sconosciuti. Quindi per loro questo è un impatto molto forte. Per gli altri ce n'è vari. Un po', ecco, questi progetti sono bellissimi, tutti dovrebbero farlo per legge almeno una volta nella vita, però hanno un limite grosso che immagino verrà migliorato, e cioè partono senza sapere niente questi ragazzi. Dovrebbe esserci una preparazione su dove vanno, ma non c'è. E quindi a volte, come dire, lo shock, a volte è anche in positivo. Per dire, la ragazza del Guatemala, abituata a un luogo, insomma, con un tasso di criminalità molto alto, che necessita di misure di sicurezza pazzesche, ci ha messo un po' a realizzare che qui poteva stare serena, che poteva tornare a casa anche la sera da sola, così. È stato bello per lei saperlo, ma è stato abbastanza... cioè, le ci è voluto del tempo, ecco, per entrare in quest'ordine di idee. Invece ti va di raccontarci magari la cosa più divertente secondo te che è successa in questi anni in cui ti sei occupata dei volontari?
Allora, Se si può, dunque più raccontabile. la più raccontabile e divertente, diciamo in prospettiva, un aneddoto divertente, ma che lì per lì non è che abbiamo vissuto benissimo, accaduto proprio lì nell'appartamento dove stiamo andando e con i primi ragazzi, e lì il conflitto iniziale con il vicinato è stato veramente pesante. E un giorno il ragazzo polacco, che era quello che parlava peggio italiano, faceva molta molta fatica, mi ha telefonato e parlava anche inglese, però insomma faceva un po' fatica a capirci, dicendomi, ci ho messo un po' a capirlo, che era chiuso dentro casa. Dosso, 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 dosso. E non riuscivo a capire cosa intendesse con chiuso dentro casa, no? dosso. Perché, cioè, Ok. Ok. apriti, che vuol dire chiuso dentro casa? Invece. Sembra che i condomini pensassero che i ragazzi erano tutti fuori e E poi fai scena. gli hanno incollato le serrature. Hanno messo la colla nelle serrature, No. sì, per mandare un messaggio tipo non rientrate così, non rendendosi conto che in realtà uno di loro era dentro. Quindi l'hanno murato in appartamento. È terribile questa cosa, è un disastro. Io per un periodo ho pensato anche che fosse stato qualcuno della strada in realtà per liberarcene. Però sì, diciamo che la comunicazione lì in quel momento è stata drammatica, ma oggi mi fa riderissimo pensare che c'era lui che cercava di spiegarmi che era chiuso dentro ma non bastava una chiave per aprire, insomma. Mamma mia, prova a girare il pomello, ma non va. Una cosa così. Comunque volevo dire, se posso, Certo. diciamo per rinfrancare anche tutti gli anziani come me, che questi bellissimi progetti sono sì rivolti principalmente ai giovani, ma non solo, perché io sono andata con uno di questi progetti in Guatemala, no? 9 giorni per fare uno scambio tra operatori. È stata un'esperienza fortissima e non replicabile al di fuori di un progetto come questo. Quindi c'è speranza anche per noi anziani, diciamo, all'interno dell'Unione Vabbè, Europea. Erika, sicuramente anziana non sei, però ecco, apriamola a tutti, diciamo. Apriamo la possibilità a tutti, fai questo ruolo. Abbiamo superato, no, la casa. L'abbiamo L'abbiamo superata. superata e direi che ci lasciamo davanti al dipinto Meraviglioso. sul muro. Io ti ringrazio infinitamente, Erika. Vorrei farti altre 1000 domande, ma spero che ci sarà un'altra occasione. Senza dubbio, perché ci ho preso gusto. Grazie, grazie mille ancora. Io saluto tutte le persone che ci hanno seguito fino a qua. Grazie Erika e alla Ciao, prossima. grazie a voi. Ciao. Adesso tocca a me, pedalo io.